Signore nostro Gesù Cristo, sposo della Santa Chiesa, sia con tutti voi. Questa domenica per noi si veste di particolare luce ed è intanto ritrovarsi anche nel momento in cui pian piano riprendiamo l'attività con voi ragazzi insieme nel cammino di questo nuovo anno. È bello oggi essere uniti con tutta la Chiesa che celebra la giornata missionaria, un'attenzione particolare per l'importanza di portare il Vangelo, la parola del Signore a tutti i popoli. E indubbiamente una festa che tocca anche la nostra comunità e tanti amici. Vedete che oggi a presiedere questa celebrazione non sono io, ma abbiamo colto il giovane Federico Badiani, che è delegato diocesano per l'Orto Virgine. Cosa succede oggi? Oggi Heidi, inserita nella nostra comunità, si presenta davanti alla comunità e alla Chiesa, davanti al delegato del Vescovo, per completare il suo ultimo tratto di cammino verso la consacrazione virginale. È un momento bello, un momento che iniziamo a vedere già ricco di simboli che parlano da soli e di luce. Siamo quindi nella preghiera di questa domenica con un cuore aperto e con un grande grazie perché il Signore ci chiama ad essere questa luce per il mondo. Grazie Don Massimo di questo saluto, anche un saluto da questa bella comunità, partire da lì, tutti voi, famiglie, e un saluto particolare a sua Chiara Cavazza, che è tutore dell'ufficio per la vita consacrata della nostra diocesi, che qui insieme ha una rappresentanza della sua equipe, e soprattutto segna la sollecitudine del vescovo per il cammino di Heidi oggi e poi per il cammino che seguirà. Per celebrare degnamente questi santi misteri, fratelli e sorelle carissime, riconosciamo il nostro peccato e accogliamo il perdono e la misericordia di Dio, perché la veste che ricevemo il giorno del battesimo possa essere sempre presente per le nostre colonie. Confesso.
cuore, quindi vogliamo rivolgere una preghiera al Signore perché possiamo sempre ascoltare la sua voce e saper rispondere al progetto bello che ha sulla vita di ciascuno di noi, che è sempre un progetto di amore e di felicità. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio,
stati scelti da lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Parola di Dio. Thank you.
appoggio renatico. Ha ricevuto il battesimo nella chiesa di Santa Caterina degli Egri di Gallo Ferrarese, la prima comunione e la cresima nella parrocchia di San Michele Arcangelo di Poggio Renatico. È sempre stata impegnata in parrocchia come catechista, educatrice, animatrice di estate ragazzi e ai campi estivi a Vicola. In diocesi ha collaborato per diversi anni con l'equipe dell'ufficio catechistico diocesano e della pastorale giovanile. Nel 2012 si è trasferita a Pontormoco, dove ha continuato il servizio nella catechesi degli adolescenti, nel coro parrocchiale, nella segreteria parrocchiale e nella liturgia. Da ottobre 2022 è presidente della zona pastorale Sasso-Marzabotto. Nel 2016 ha maturato, dopo un lungo discernimento, la decisione di intraprendere il cammino di formazione dell'Ordo Virgino, che ha svolto accompagnato prima dalle sorelle della diocesi di Ferrara, poi da quelle della diocesi di Modena. Al termine della sua formazione, nel giugno 2023, ha presentato una domanda di consacrazione al cardinale Matteo Zuppi, il quale l'ha accolta con favore. Oggi, con questo rito, inizia il tempo ultimo in vista della consacrazione, che si svolgerà nella Cattedrale di Bologna il 2 febbraio 2024. Direi che ci sta questo silenzio, eh? Accogliere qualcosa di grande che sta accadendo, che forse abbiamo bisogno di imparare a conoscere, a capire. E credo che oggi però il Vangelo ci può aiutare. Vieni da, però come al solito riprendiamo un attimino i discorsi. Oggi, tra le cose che pensavo, mi domandavo e chiedo anche a voi, ma secondo voi Dio che cosa fa tutto il giorno? Ci avete mai pensato? Perché se vorrei vita da Dio, caspita, penso che quante volte ce l'auguriamo, magari, no? Ma Dio che cosa fa tutto il giorno? Come passa il tempo? Vai. Guardandoci. Finiamo qui, oggi. Grazie. Cosa ne dite? Parlandoci. O vuol dire che se Dio, che è Dio, decide di passare il suo tempo guardandoci e parlandoci, ma già come potremmo dire, non ha più proprio nient'altro di meglio da fare. Cioè vuol dire che se è così, noi quanto siamo importanti per lui? Un bel po', no? Io che potrebbe, che ne so, immagino la spada del paradiso, no? Questo clima, no? Dove di benessere, dove puoi rilassarti, puoi lasciarti andare, no? E invece effettivamente è così, fare tante cose, poi chissà, un giorno le scopriremo magari. Li chiederemo direttamente, ma lo vedremo, lo vivremo. Ma sicuramente quello che Gesù un po' ci ha insegnato è un po' proprio questo, che la preoccupazione più grande per questo Dio è l'amore, è volerci bene, è un guardare costantemente a noi. E allora mi viene la seconda domanda, no? Abbiamo forse più o meno intuito che cosa fa Dio tutto il giorno, e noi cosa facciamo tutto il giorno? Abbiamo di cose, no? Già se penso a quello che c'è oggi, immaginiamoci un po'. Tante cose. Voi siete contentissimi oggi perché è festa, domani siete ancora più contenti, vero? Perché ci si alza presto al mattino. Ognuno ha le sue gioie, ognuno ha poi i suoi pensieri, chi lavora, forse qualcuno parte per un viaggio, oppure dai, ma fatta bene. Abbiamo le nostre occupazioni di tutti i giorni, anche noi abbiamo
diciamo quel sì, volete bene ai vostri genitori? Non sono io capo convinto, non so se cosa dipende, però è sempre quella ripresa dei motori, no? La timidezza, la cosa, certo, no? Quanti amici, quante situazioni. Vorrei prendere soltanto un piccolo pensiero dal Vangelo di oggi, perché vedete, quel giorno che c'è descritto da Matteo, il Vangelo di oggi, ci viene raccontato un momento in cui questi discepoli dei farisei, con gli erudiani, che sono lì che pensano, cosa facciamo, cosa non facciamo, vanno da Gesù per chiedere come vede lui un po' la vita, no? E soprattutto come si posiziona su un aspetto particolare che era considerato di profonda ingiustizia. Non so se vi ricordate, ma il tempo di Gesù, la terra di Gesù, è una terra che subisce un'occupazione, è una terra dove ci siamo noi, voi umani, a volte quando diciamo romani siamo orgogliosi, perché non so se in quei giorni possiamo dire di essere stati così grandi nel tempo di Gesù. E quindi il popolo deve subire tutta una serie di situazioni e senza entrare troppo nel dettaglio, però vogliono provocare Gesù per dire: tu che guardi la vita, che cosa faresti qui in questo caso? Ma vedete, Gesù scorge nel cuore di questi uomini in realtà non la volontà di leggere veramente le cose, di provare a capire come ci si deve muovere in questa vita. Guardate che questa è una delle cose più importanti ogni giorno da fare. E allora alla fine lascia una volontà che alla fine potremmo dire un po' il cuore di ogni nostro giorno, se lo viviamo nel modo giusto e con gioia. Gli fanno vedere questa moneta, dice: ma questo tributo che va pagato, dobbiamo pagare oppure no? Gesù sembra un bambino, dice: fammi vedere come è fatta sta moneta. Chi è questo qua che c'è sulla moneta? E Gesù dice: oh, l'avrà persa, datagli la rubi, no? Mi immagino più o meno una scena di questo tipo. E avrebbe già risposto in qualche modo a questi personaggi, se no Gesù dice, è un'occasione buona, ma voi come guardate la vita? A chi guardate? E dice, rendete a Dio quello che è di Dio. Cosa significa questa cosa? Che Dio, che ha occupato tutto il giorno a volerci bene, a occuparsi di noi, a cercare di indirizzare un po' il nostro cammino, a mandarci suo figlio Gesù per spiegarci come funziona questa vita, ci chiede di imparare a aprire gli occhi, di imparare a vedere che davanti a noi quello che abbiamo, un grande dono. Io credo che la prima cosa che possiamo fare ogni giorno quando iniziamo la nostra giornata è proprio questo sguardo di sorpresa. Caspita, ancora oggi, anche oggi apro gli occhi su questa giornata e riconosco che è un grande dono. Sì, sto andando a scuola, d'accordo. Ma il tempo che mi viene dato, le cose che posso fare, il respiro che ho, sono tutti doni, sono tutti regali. Noi abbiamo una vita che è dentro un grandissimo regalo. È un regalo che ci segna, perché Dio, per farsi presente, ci fa dei regali. Cosa ci chiede Dio? Guarda, accorgiti che ti voglio bene. Ci chiede un po', no? Chissà che cosa, ma quando noi ci rendiamo conto che Dio ci vuole bene, sapete cosa succede? Oh, mi è venuto in mente questa, potevamo usare immagini molto più articolate. Avete presente una lampadina? Ok? Quando è che una lampadina funziona, serve? Quando? Cosa deve fare la lampadina? Illuminare. Ok? Come si fa perché una lampadina si illumini? Devi caricare, devi attaccare, no? Ok. Allora, per capire un po' che cosa significa riconoscere che questa vita è un grande regalo che Dio ci fa e che noi siamo suoi, è come capire che improvvisamente da essere lampadine spente noi ci accendiamo. È meglio essere lampadine spente o lampadine che fanno luce, che brillano.
vede. Questo vuol dire che si vede, cioè se siamo accesi gli altri se ne accorgono, se siamo spenti quello lì via da, se siamo nella luce è più facile vedere che viene fuori la forza, la gioia, la speranza e il coraggio a volte di affrontare la vita. E allora mi domandavo, ma hai di oggi in tutto questo cosa c'entra? No? Succede che quando riconosci che Dio ti vuole bene, inizia ad accenderti. E mentre ti accendi, inizia a vedere non soltanto appunto quello che c'è davanti a te, ma quello che sei tu. E il dono più grande che possiamo augurarci nella nostra vita è capire questo, è capire perché io sono qui, è capire com'è possibile che sia amato così grandemente. Heidi ha deciso di percorrere una strada che sarà il suo modo di rimanere accesa, di brillare. Perché ognuno di noi brilla con una luce sua. È la nostra risposta, la nostra scelta di vita. Ci si connette con Dio e, sai, sono le luci sulla parte di vari colori, sfumature. E ci si regala questa luce gli uni e gli altri, perché in fondo in questa vita abbiamo un grande desiderio, non permettere mai, mai che nemmeno un'ombra possa rattristarci, non facciamoci portare via la gioia, non facciamoci portare via questa luce, affrontiamo le nostre cose, rendiamo a Dio ciò che è di Dio. Sii prudente e saggio, veglia e attenti.
brilla e sia un segno della presenza di Cristo nel mondo. Quando il 2 febbraio prossimo Heidi sarà consacrata nella chiesa cattedrale, proprio con questa lampada, con dentro l'olio, oggi è appunto come le vergini sagge, la ricevuta per attendere lo sposo.
possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Celeste. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie, perché ti devi di stare alla tua presenza, compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo di me, per la comunione al corpo del sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, usa su tutta la terra, riconvocata da ciò di cui Cristo ha vinto la morte, di certi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo, presbiteri e diaconi. Ricordati, Padre, dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia. Alla luce del tuo cuore. Di noi tutti ti apri misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme a quella Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe il suo sposo, gli apostoli, San Giovanni Paolo II, tutti i santi che non tempo di furono perditi, e Gesù Cristo tuo figlio, canteremo la tua nome e la tua gloria. Thank you.
Prego. La partecipazione ai doni del cielo, Signore, ci ottenga le aiuti necessari alla vita presente, della speranza, dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Domenica prossima, qui a Montelongo, quest'ora durante la messa e a Montecchio alle 9:30, 9:15, siamo invitati a partecipare completamente alla raccolta dei doni per l'offertorio. Si potrà contribuire portando beni alimentari e prodotti di prima necessità che verranno consegnati alle carte di Montecchio e di Borgomovo per la distribuzione alle circa 50 famiglie che sono seguite e sostenute nella loro necessità. I doni consegnati all'ingresso della Chiesa prima della celebrazione della Messa verranno portati all'altare durante l'offertorio. Come sapete, Papa Francesco ha detto per venerdì una giornata di preghiera, di digiuno e la pace. E vogliamo aderire con il cuore a questo momento importante che stiamo vivendo a livello mondiale. In preparazione anche a questa giornata caratterizzeremo l'adorazione eucaristica giovedì sera, come tutti i giovedì, con una preghiera appunto più mirata per questi. Quindi già da giovedì, dopo la messa delle 20:30, dalle 21 alle 22, l'adorazione possa essere già un momento in cui trovarci insieme, chi può essere presente è una cosa molto, molto bella, un'attività anche di comunità, oppure nella preparazione appunto a questa giornata per vivere nel proprio intimo. Io ringrazio ciascuno di voi per questa bella celebrazione che abbiamo vissuto insieme intorno ad Ali. È stata grandiosa la testimonianza della vostra fede, della partecipazione a questa Eucaristia. Penso che noi partecipiamo alla liturgia proprio perché la nostra lampada possa essere sempre riaccesa, perché possiamo essere splendenti, come ci ha detto Don Massimo nell'omelia, anche nei giorni nuvolosi. E allora tutto questo ci dà la possibilità, come diceva Bruno, la preghiera dei fedeli, di essere capaci di rendere sempre ragione della speranza che con grazie, anche perché avete questo vinto attraverso Don Massimo, la tradizione liturgica, che appartiene a questa comunità parrocchiale che è stata trasmessa dai nostri padri. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.